Il PD regionale ha presentato a Pescara misure di sostentamento al settore agricolo piegato dal maltempo degli scorsi mesi. Si tratta di un emendamento da sottoporre alla giunta regionale che comprende un fondo apposito nel bilancio di previsione finanziario 2023-2025 di circa 11 milioni per il 2023 e 4 milioni rispettivamente per il 2024 e il 2025. I fondi acquisite le richieste di erogazione da parte della giunta regionale dovranno essere approvati a seguito di una variazione al bilancio 2023-2025. 20 milioni di euro come prima proposta del Partito Democratico con una norma che abbiamo depositato e che vuole dare la prima risposta, visto che la Giunta Marsiglia non sta facendo nulla al settore primario, piegato dalle piogge di aprile, maggio e giugno in tutte e quattro le province, dal comparto dell'ortofrutta fino ad arrivare al vitivinicolo. Abbiamo eh, purtroppo le conseguenze del maltempo che hanno azzerato in qualche caso addirittura il raccolto delle varie culture. Noi vogliamo intervenire con questa somma e demandare ovviamente alla Giunta regionale che in accordo con le associazioni di categoria possono mettere in campo una serie di iniziative. A cosa possono servire 20 milioni di euro? Ad accendere una linea di credito speciale, a sospendere i mutui in essere, ad abbattere i tassi di interesse. Occorre ovviamente anticipare la nuova PAC e allo stesso tempo prolungare le scadenze del vecchio PSR per dare ristoro con queste misure al mondo dell'agricoltura così piegato, dall'ortofrutta al vitivinicolo.